Buon sabato ai nostri amici celiaci, oggi vi saluto dall'Arca Ristorante di Alba Adriatica con la nostra chef Dalila Capretta. Ciao a tutti. Allora Dalila, oggi finalmente facciamo qualcosa che del mio mondo. Del tuo mondo, esatto, perché tu hai una grandissima passione per i dolci e oggi in particolar modo ci darai la ricetta di un dolce senza glutine. Sì, come il mio solito, senza glutine e anche abbastanza leggero. Ok, benissimo. Quindi questi dolci, che però non sono tanto dolci, nel senso che sono dei dolci, però non hanno, diciamo, la pesantezza o comunque il grande apporto calorico dei dolci tradizionali, insomma, di quelli un po' più convenzionali. Però quello che vi faccio oggi ricorda un po' l'atmosfera della nonna, perché farò un frullino tiepido, quindi ripieno di crema pasticcera, okay, con della mela. E vicino ci ho abbinato un sorbetto di mela, sempre, okay, quindi sai, è un dolce sia da dopo pasto, ma anche da colazione, sì. Diciamo, sì, un dolce che soddisfa la nostra voglia di dolce in qualsiasi momento della giornata. Io poi lo dico sempre, dolce senza glutine, ma perfetto per tutti, perché insomma chi non ha problemi di celiachia può tranquillamente mangiare dolce, prodotti senza glutine, sì, cosa che invece non possono fare i nostri amici celiaci, e noi per questo siamo qui a disposizione. Quindi per qualsiasi cosa scriveteci, noi saremo lieti di rispondervi sulla nostra pagina Facebook, cercate Chef in Cucina. Torniamo alla ricetta. Allora, okay, allora iniziamo dalla frolla, che questa io l'ho preparata prima perché deve riposare, okay, una notte in frigo, e questa ho utilizzato come farine la farina di riso e la farina di mais, queste come farine principali. Poi questa, okay, è senza uova. Addirittura. L'ho fatta così per alleggerire, perché già la quantità di grassi, e qui in questo caso io ho fatto queste farine con del burro, sì, e il latte, okay, quindi non vado a utilizzare uova, in modo da renderla un po' più leggera, non che questa non sia leggera, okay, che comunque, però un po' meno, se ci avessi, okay, aggiunto anche le uova era un po' più pesante. Esatto, esatto. Beh, laddove è possibile, se riusciamo, sì, a togliere piuttosto che aggiungere, per noi insomma. Anche perché poi la vado a riempire, importante, con la crema pasticcera, quindi, okay, le uova saranno all'interno. Ho pensato in quel modo, quindi faccio una frolla senza uova in modo che, brava, poi vado a mettere, brava, la nostra crema. Ah, questi sono piccoli trucchetti, segreti che sono importanti anche, insomma, soprattutto per i nostri telespettatori che ci seguono da casa. Laddove è possibile andare a togliere qualcosa e quindi alleggerire, sì, la ricetta senza togliere nulla al gusto, alla riuscita, beh, noi siamo qui con i consigli dei nostri chef e ci possiamo riuscire. Allora procediamo, Dalila. Molto semplice. Allora, io una volta che ho realizzato la nostra frolla, che è classica, possiamo mettere tutto quanto in una planetaria e far girare lentamente, okay, o a mano, non c'è bisogno di, cioè, regole di pasticceria ti dicono, no, tu sai che io vado un po' contro le regole, sì, brava. Ma guarda, non ti nego che maestri mi hanno detto anche lo stesso, okay, facciamo i nomi, okay, sennò poi... Perché alla fine io credo che tante volte quello che conta di più è l'esperienza, no? Sì. Quando poi noi siamo in cucina, siamo proprio sul pezzo, poi lì ci rendiamo conto che tante cose... Quando c'è il maestro Leonardo Di Carlo di pasticceria, lui ha detto la stessa cosa, ha detto, cioè, devi imparare le regole, certo, però poi facendo così tutto insieme il risultato è uguale. Cioè, parole sue, quindi io ho detto grazie. Io sono venuta in questo corso che tutti i giorni facevo, pensavo di fare le scamotage, invece se lo dice un maestro. Allora, procediamo facendo il dolce. Allora, io qui prendo due foglie di carta forno, sì, per stenderla, solo per evitare di aggiungere farine. Okay. Capito? In modo che noi quando andiamo ad aggiungere la farina, okay, per stenderla, lì comunque li andiamo un pochino a cambiare la consistenza. La consistenza del mio impasto. Quindi semplicemente schiaccio e la vado a stendere. Quindi in questo modo praticamente evitiamo di aggiungere farine, sì, olio, altre cose, insomma. Poi allora, io la faccio abbastanza sottile perché la cottura, siccome ci metto dentro una crema già cotta. Ok. Ecco, poi qui abbiamo la nostra crema, che non l'abbiamo detto, ma sì, è una semplice crema pasticcera, della quale troverete gli ingredienti in grafica a fine puntata, e la caratteristica è che all'interno c'è... Io non uso la farina, esatto, a parte che adesso cioè, quasi in pasticceria quasi più nessuno usa la farina nelle creme, perché praticamente la farina, a parte che ha un punto di cottura molto più alto, okay, e poi la crema dura anche meno, no? Tu a casa ti fai una classica crema, uova, farina e latte, sì, per dire, zucchero, e la vuoi conservare, acidisce prima. Okay. Anziché io qui ho usato sia l'amido di mais che di riso, appunto per bilanciare, okay, le due consistenze. Una volta che ho il foglio così, ho la mia formina, poi adesso qui le forme uno può scegliere, può fare quella che più gli piace.
Ci andiamo a prendere la nostra sfoglia che abbiamo tirato abbastanza, la nostra frolla, non sfoglia, che abbiamo tirato in maniera abbastanza sottile. Questo passaggio la frolla deve sempre riposare una notte, altrimenti tutti questi movimenti non è... Non li riusciamo a fare, si rompe. È strano vedere una frolla di questo colore, perché solitamente tendono ad essere gialle. Eh sì, no? Qui non ci sono uova. Sono proprio curiosa di assaggiarla, guarda Talina. Qui non ci sono uova, quindi... Ok. Vado a tagliare l'eccedenza. Poi questo dolce, lo dico per uno a casa, sempre per questioni di tempo, si può anche abbattere da finito, anche da cotto. Perfetto. Anche da cotto. Così quando serve lo tiriamo fuori ed è sì, già. Io dico che uno anche lì fa tanti a casa, ne fa per evitare che si secca e non buttarlo, così. Una volta che ho questo fagottino, io ci vado a mettere la mia crema. Oh, che bella crema, Dalila. Questa è una crema molto ricca perché io ci ho messo sia il latte che la panna fresca. Ecco, la panna l'hai aggiunta alla fine, come... No, no, sempre... Ah, l'hai fatta cuocere insieme. Faccio partire proprio praticamente hai sostituito... Panna. Anziché fare solo latte, faccio latte, latte e panna. Allora, una volta che ho questo, mi vado a preparare la mia mela. Quindi qui faccio la classica mela tagliata a cubetti, con ci vado a mettere della cannella, un po' di limone. Ah, ok, quindi semplice semplice. Sì, sì. Quindi togliamo la buccia. Facciamo dei tocchettini. Sì, sì. Una sorta di torta di mele rivisitata. No, mi piace questa cosa. Poi qui uno comunque... ci può mettere anche della marmellata. Sì. No, adesso a me mi piaceva fare. Sì, beh, io questa adoro versione. Mele e cannella, mi piace tantissimo. È un grande classico, però sta troppo bene. Ma sì, anche tu vuoi mangiare la mela semplice, ci metti un po' di cannella. Sì. Allora, zucchero di canna. Ok. Un po' di cannella. Un po' di cannella e un po' di limone. Una grattatina. Ah, proprio, no, ce lo mettiamo spremuto, quindi sì, proprio... Sì. Limone. Mescoliamo il tutto. Che profumo, cannella e limone insieme. Sai, io solitamente abbino con l'arancia, invece sta benissimo anche col limone. No, certo. Che profumo. Ho il tempo che lo lascio stare un po', intanto okay. mi stendo il coperchietto. Ah, perché poi andiamo. Quindi questo praticamente lo andremo a mettere sopra e sì. poi chiudiamo col coperchio e mettiamo in forno. Ok. Il coperchio lo faccio un po' più sottile. Io vado a mettere la mia mela cruda, tanto si cucinerà al forno. Sì. Mi ha fatto venire voglia di fare un dolce, veramente, guarda, è tanto che non li faccio. Oggi pomeriggio credo che farò un dolce, penso di fare un dolce. Grazie a te, Dalila. Faccio da musa esparatrice. Sì. Allora, adesso in questo caso io quando vado a mettere il coperchio, sì. per evitare poi che dopo esca la crema tutto il ripieno, quindi vado a schiacciare così. Ah, ok, in modo che fa corpo unico praticamente. Sì. Si chiude. E mi fa anche una bozzettina che è bella anche poi. Che bello, poi sì, vedere. Infatti. Tra poco mettiamo a favore di camera, facciamo un po' vedere com'è. Ok, ecco qua. Perfetto, Dalila. A questo punto. Adesso così andiamo a infornare. Uh-huh. Un forno preriscaldato a 180 gradi. Uh-huh. Per? Per un quarto d'ora, 20 minuti. Perfetto, cottura brevissima anche perché è veramente sì. sottilissima. Poi ecco, vi consiglio, il forno di casa, dategli, che so, 10 minuti. E poi controllate. Okay. E poi li ridate perché sai, ogni forno... Certo, ha le sue caratteristiche. Sì. Perfetto. Ed eccolo qui, il nostro tortino, lo chiamiamo così, profumatissimo, caldo caldo, appena sfornato. Eccolo qua. Io in abbinamento ho fatto un sorbetto di mela, semplicemente fatto un estratto
anche qui sempre senza latticini, questo addirittura dolce, sì, perché io faccio un estratto di mela e poi faccio uno sciroppo di zucchero, quindi acqua, zucchero, ci metto il mio succo di mela e metto a gelare. Poi come tu sai io ho il pago oggetto che mi monta. Eh sì, bellissimo, poi questo fresco. Quindi io vado, inizio a impiattare. Sta benissimo in abbinamento secondo me. Che bello. Quindi metto il mio tortino. Poi vicino ci metto un po' di mandorle per fermare il gelato. Ah, le mettiamo per fermare il nostro sorbetto, quindi. Sì. Ok. Adesso io faccio una canella. No, quanto è brava la nostra Dalila. E ricordo, avevo quasi dimenticato che stiamo facendo un dolce rigorosamente gluten free, sì, senza glutine, perfetto per i nostri amici celiaci e anche per noi. Questo e è ci molto siamo. Semplice, ci siamo. Che bello Dalila, che se meraviglia. Lo apro, te lo faccio vedere. Lo vogliamo vedere aperto? Tu che dici? Sì, dai, così vi faccio vedere. Mi spiace un po' sfasciarlo, ma se proprio devi, insomma, aprilo, perché poi magari quando si spegne la telecamera lo assaggiamo anche. Che bello, anche perché questo così deve essere, rustico, vero? Sì. Bellissimo. Grazie Dalila, ecco vedete poi, quindi Dalila mi stava dicendo che comunque va servito sempre un po' caldo. Un po' tiepidino, sì. Un po' tiepidino. Quindi è bello, ho capito, il contrasto quando ci mangi il gelato, adesso vedrai quando lo assaporerai. Vedrai. Grazie Dalila. Grazie a voi. Grazie ai nostri telespettatori, vi ricordo che l'appuntamento con noi è quotidiano, ci vediamo domani, domenica su Rete 8. Ciao. Cibi ricchi di acidi grassi poliinsaturi omega 3 abbassano i livelli del colesterolo cattivo, migliorano funzionalità visive del nostro organismo. Mangiamo tanto pesce, soprattutto pesce azzurro e la frutta secca.